5 seconds to terminate this tape. Buonasera a tutti, benvenuti all'appuntamento con Sport Club. Fortitudo in primo piano questa sera, ma ovviamente anche il calcio, perché abbiamo una Champions in pieno svolgimento e c'è la Roma impegnata, quindi ne parleremo tra poco, non prima di avervi presentato il nostro ospite della serata, che è Guido Rosselli della Fortitudo, benvenuto. Ciao, grazie dell'invito. È un piacere averti con noi, torni a distanza di un paio di stagioni, con un'altra casacca, ma sempre sorridente, sempre ai vertici della classifica. Questo è ciò che conta. Conta che c'è un'altra bellissima ragazza al mio fianco, come tradizione, Elisa, esordio televisivo, giusto? Giusto, giusto. Perfetto, in bocca al lupo per questa avventura, sarà lei a leggere i vostri messaggi e poi come sempre Luigi Balduini e Max Cocchi. Perfetto, e allora ci siamo, direi che possiamo partire dal calcio per una volta, anche perché adesso un po' dobbiamo gufare con il buon Guido, perché lui è empolese, tifa Empoli, e quindi noi siamo lì che dobbiamo aggrapparci a Empoli, Spal, col nostro Bologna sperando nella salvezza, alla più vicina. Tu peraltro mi hai detto che se sbrighi la pratica promozione, il 29 sei allo stadio. Sì, vediamo, dai, prima ancora non ci penso. Pensi solo a Empoli Bologna? No, no, ancora per ora si pensa a Ravenna e poi giusto, vediamo. E l'Empoli come lo vedi col Bologna? E l'Empoli, vediamo, dai, è una squadra strana quest'anno, ha fatto delle buonissime partite senza però raccogliere punti e invece delle partite impresentabili, tipo a Milano 2 settimane fa con il Milan, quindi è strano. Però tu sei anche un po' milanista, quindi insomma, ha addolcito la pillola. Sì, vabbè, io sono dell'83, nell'89-90 scegli la squadra, chi scegli? Ma cosa vuol dire? Due del 50, però no. Vedi, ugualmente ti fa Milan, cioè, ma tu vedesti. Dai. Ah, beh, tu hai visto, la Coppa dei Campioni del 63. Si è vista che Grenolini. No, io ho visto quando sei Rivera, che tempi, anche i mondiali. Lo detti, ti ricordi? Il fascismo. Maldini. Max, interista invece perché? Perché di una cosa trasmessa da famiglia, la prima cosa che mi ha fatto vedere, prima partita che vedo allo stadio, un Bologna-Inter 5-1 per l'Inter, nel 76 o 78, non ricordo, alla fine ti metti dalla parte più forte ovviamente. Io invece un Bologna-Milan 0-0, tristissimo per sicurezza. Insomma, mi ha fatto anche un effetto strano, a proposito di tecnologia, l'andai a vedere con un mio compagno di scuola delle elementari che ho rincontrato tempo dopo e abbiamo guardato sul telefonino, dico guarda ti ricordi, questa è la prima partita che vedeva con Calloni, centravanti del Milan, che sbaglia un gol. E gli dissi, ma se avessimo mai pensato di ribeccarci 40 anni dopo e di guardare la sintesi della partita su un telefonino su YouTube, cioè sarebbe stato un film di fantascienza. Quindi sappi che tra 40 anni ti puoi aspettare veramente di tutto. Già, insomma, sei in un mondo tecnologico. Tu invece cosa fai di bello nella vita? Raccontaci. Lavoro, sono un'addetta al controllo qualità e nel tempo libero ho girato qualche pubblicità, shooting. Perfetto, benissimo. Allora vediamo se la televisione ti porta bene. Sappi che con noi nessuno ha mai fatto carriera, te lo faccio presente, compreso il sottoscritto. Per cui statisticamente può succedere, capito? È come avere i numeri ritardatari all'otto. Ecco, ti do un'idea massima. Allora Guido, iniziamo con il sorriso, dando un'occhiata anche al calcio. Dicevamo, Roma che si rende proprio adesso pericolosa. Come vanno le cose, Max? Sì, al momento sarebbe supplementare. Porta in vantaggio 2-1, mancano 8 minuti alla fine. Roma che era riuscita a rimettere in piedi la partita pareggiando su rigore al fine del primo tempo con De Rossi, i Porto nella ripresa è passato in vantaggio, partita poi tutto sommato equilibrata nel suo svolgimento. Più che altro dall'altra parte a Parigi si potrebbe profilare una sorpresa, perché il Manchester avanti 2-1 col Paris Saint Germain, partita che pareva chiusa in partenza, in realtà il Manchester se la sta giocando e se la giocherà fino alla fine. Altri risultati?
Altri risultati, c'è la Champions che, diciamo, stante il risultato di Venezia, c'è stato il match clou, che è quello tra il Banvit ed il Bamberg, che è stato vinto di 2 punti, 81-79, dal Bamberg, quindi sostanzialmente qualificazione ancora pienamente in bilico, visto che il ritorno si giocherà in Turchia. E, diciamo, il risultato che più interessa la Virtus è quello di Nanterre, dove il Nanterre ha vinto di 9, 68-59 contro il Besiktas, quindi che dovrà recuperare 9 punti nel ritorno in Turchia. Non sono pochissimi. Ho visto la prima parte della partita, onestamente mi è sembrato la sensazione che in Turchia non stiano girando parecchi soldi. Dopo arriviamo un po' anche alla Virtus, che ha giocato ieri, ma con Guido doverosamente parliamo soprattutto di Fortitudo, perché insomma sta facendo una grandissima stagione lui e tutta la squadra. Il primo messaggio lo riassumo, perché lo guardavi già terrorizzata perché era lunghissimo, dice: oddio, cosa mi tocca leggere, no? Dicono: non nascondo che perdere con Treviso fa sempre male, anche se fosse stata una partita amichevole. Detto questo, ai radici trevigiani lasciamo le briciole, noi prendiamoci la promozione, forza Guido, portaci dove meritiamo, domenica asfaltate Ravenna con rabbia. Visto come si legge facile? Perfetto, veloce. Leggi in chi? Com'è il nome di quello che la legge? Andre. Perfetto, vedi, è un grande futuro, non è il problema. Allora, come torniamo un po' alla Coppa Italia, che è successo? No, abbiamo fatto secondo me 3 buone partite, perché anche la partita con Treviso, cioè, siamo giocata, siamo stati bravi, a parte quel momento di sbandamento a fine secondo quarto, dove da meno 2 abbiamo finito meno 14 in due minuti. Poi abbiamo rincorso, ma abbiamo giocato sicuramente meglio secondo i quarti, siamo arrivati anche fino a meno 2, mi sembra, così. E poi sai che comunque non è da sotto. Treviso è forte. Treviso adesso ha trovato secondo me un equilibrio. Logan, che è per la 2 è come se fosse un fuori quota. E secondo me gli ha dato un po' di tranquillità a tutti, nel senso che li ho visti molto più sicuri tutti su ciò che devono fare quando entrano in campo. Chi deve fare un po' più il gregario è tornato a avere, diciamo, più le sue certezze, chi ha più punti nelle mani, più possessi, è rimasto al centro, diciamo, del gioco, della squadra e tutto, però mi sembra abbiano un equilibrio maggiore rispetto a prima. Adesso Treviso è più forte della Fortitudo da quando è arrivato Logan, oppure lo era anche prima, oppure non lo è neanche adesso? No, secondo me sono oggettivamente, ci metto dentro anche Montegranaro, perché è una squadra che perde solo 4 partite su 23, la devi per forza mettere lì, non è un caso, non è che è scarsa, non è che è un miracolo, è una squadra costruita ed allenata bene. Però siamo sicuramente, per quello che ho visto anche la Coppa Italia, con Roma e le altre di Bergamo, del girone ovest, secondo me sono le 3 squadre più forti di questo campionato di A2. Perfetto, Luigi, a te. Tu pensi che questa Fortitudo ne perda da qua alla fine? Vabbè, noi sappiamo quello che dobbiamo fare. Noi abbiamo fatto un gran lavoro fino adesso e questo ci ha permesso di avere 2, che in teoria sono 4 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, e 6, che in teoria sono 8 sulla terza. Quindi, ma tutta che te mette di più da qua alla fine, ecco, forse. Ma tutte, perché adesso sono 7 partite in cui si decide la griglia di playoff e si decide la salvezza, perché in fondo è ancora tutto molto aperto. E sono anche ravvicinate con il 9° posto, che garantirebbe l'accesso ai playoff, 9° e 8° mi sembra, sì. sono lì, quindi di qui alla fine tutte le squadre hanno qualcosa per cui, diciamo, dare il massimo e dare un qualcosa addirittura in più e rendercela difficile, ma noi dobbiamo continuare a star sereni, senza, come abbiamo fatto all'inizio anno, una partita alla volta. Adesso pensiamo a Ravenna, dopo penseremo alla partita successiva, concentrandosi su quella singola partita. Perché in effetti la Fortitudo dà l'impressione che, se sta lì con la testa, e quest'anno è una delle stagioni che io ricordo di più delle ultime 5 in cui la Fortitudo è veramente equilibrata,
perché Antimo Martino gli ha dato veramente un certo equilibrio interiore e anche assortita proprio per questo, come giocatori, cioè se vuole può battere chiunque, anche come dicevi tu, anche Treviso. Treviso è stato un caso, ma secondo me se durava due minuti in più forse la portava a casa la Fortitudo quella partita. Sai, lì quando arrivi 72-74 mi sembra, e lì un'azione ti cambia il mondo, perché poi devi iniziare a far falli, se non fai canestro è quasi andata, e quindi così. Però quello che di positivo dobbiamo prendere è che venivamo dalla sesta partita, era la sesta partita in 14 giorni, che non ce ne dobbiamo scordare, perché comunque sono sei partite in 14 giorni, con un supplementare, una partita con Montegranaro che comunque di energie nervose ti toglie. E venivamo da due partite gestite bene, però comunque sono due partite. E abbiamo fatto, secondo me, a parte quei due minuti lì, una buonissima partita contro, ripeto, una squadra che adesso è nettamente fra quelle, forse è quella più difficile da battere proprio. Sì, perché sono anche quadrati, diciamo, sono anche secondo me più solidi, ecco. Quella serenità di cui parlavo che gli ha dato Logan, anche se è arrivato da due settimane o 10 giorni. In questo momento sembra Treviso, sembra la squadra che da qua alla fine non ne perde più. Sai, una partita, no, hai quel momento lì, quando hai quell'immagine, sì, di quella gara, ti sembra che sia tutto così. Esatto, quella è sempre, sai, una finale, una partita secca, è però strano. Non ne perdeva già da sei partite. Ragazzi, siamo di squadre Logan di vertice, è Fortitudo, Montegranaro, Treviso. Sì. No, infatti, mi ripeto con quello che ho detto prima, le squadre sono queste tre nettamente quelle un gradino superiore alle altre in questo campionato. Vuole dire, Max, scusa? No, vuol dire che secondo me comunque il problema a Treviso è comunque ormai un problema relativo per loro, perché quando hai quattro partite di vantaggio, sette partite dalla fine su Treviso, io credo che il problema ce l'hai solo se ci sono dei playoff. Penso che il problema se no, il problema Treviso faccia pure quello che vuole. Sì. Il problema se lo devono mettere gli altri, credo. Sai, adesso hai un calendario che con fra virgolette le partite che sulla carta poi sono sempre più insidiose, perché sono contro fra virgolette la parte Forlì e il Roseto la ultima, però le altre cinque sono contro dalla metà in giù della classifica. E quindi, ripeto, sono partite che devi prendere con una serietà e una concentrazione addirittura forse maggiore rispetto a quando giochi contro le tue dirette concorrenti, certo, perché lì è normale la concentrazione. Però da questo punto di vista poi vai a vedere, c'è Montegranaro che la settimana prossima va a Treviso, è già lì, quello fra virgolette una delle due, diciamo, sì. Se dovesse vincere il Montegranaro ti farai Treviso, se dovesse vincere il Montegranaro ovvio, perché tanto non è che stiamo a nasconderci dietro lì, ovvio. Però se dovesse vincere il Montegranaro, Treviso sarebbe definitivamente tagliata fuori, perché a quel punto mancano sei partite, noi contando che dobbiamo fare il nostro lavoro, sarebbero 5 partite di vantaggio su 6. Ciao. Dovrebbe essere veramente. Infatti, dopo torniamo anche su quel match con Montegranaro che io ho visto, è stato veramente uno spot per la pallacanestro. No. Poi ti coinvolgo, Max, andrei con un messaggio proprio per coinvolgere Lisa. Prego, vai pure. Buonasera, come sta Cincia? E quando rientra? Grazie, Nicola. Quando rientra? Ma Cincia, l'ho visto oggi, sta migliorando, ha un controllo di routine, quello che si fa di solito con questi affaticamenti e tutto, e poi vedremo cosa gli dicono, ce l'ha nei prossimi giorni. Ancora sta svolgendo un lavoro differenziato. Un mesetto ci mettiamo, più o meno? No, secondo me no. Per te meno? Secondo me sì, però non bisogna vedere, sai, lì sta tutto a vedere, sta facendo piscina, sta facendo fisioterapia, sta tutto a vedere come recupera questa lesioncina, questo stiramento che ha, perché tanto è tutta una questione poi anche fisiologico, che uno recupera più velocemente di un altro. Dobbiamo vedere adesso a distanza di
oggi era 2 settimane perché si era fatta a Mantova, quindi era 2 settimane oggi. Un altro paio di settimane. Quanto si è rimarginato? Quanto si è andato? Era giusto allora prendere Delfino? Vabbè, col fatto, secondo me sì, perché ha fatto una scelta giusta, perché col fatto che Cincia è successo questa cosa, Jack Sgorbati è ancora fermo perché c'ha, anche lui deve andare. Per le rotazioni è giusto. Ma poi anche per gli allenamenti, perché comunque essendo in 10, togli 2, 8, devi fare allenamento con i ragazzini. E cala il livello. Cala un po' di intensità, un po' di livello, che comunque i ragazzi sono bravi, però non sono dei senior, e quindi la differenza comunque c'è sempre. E secondo me ha fatto una buonissima scelta, perché comunque Carlos conosce la piazza, è un ex della Fortitudo, è tornato ed è un giocatore da caratura. Come sta? Sta bene, deve solo riprendere un po' di ritmo, perché comunque era un paio di mesi che si stava allenando da solo. Perfetto. E non è come giocare. Mancinelli è recuperato del tutto, così sembra, o quasi. Ma sì, Mancio quest'anno purtroppo dopo che è rientrato c'ha avuto... Tu sei un grande amico di Mancio. No, sì, ma... ma bastato vedere le partite della Coppa Italia, penso l'abbia dimostrato. Così, lui aveva bisogno di ritrovare il ritmo dopo essere stato fermo un sacco, e quindi già devi riprendere il ritmo, la stessa cosa che succede per Carlos. In più, Mancio dopo ha avuto ricaduta, ma non... inerente all'infortunio, ma per attacchi influenzali che hanno rallentato un po' il recupero del ritmo. Ci sta. Però... A livello del risultato finale, ti tranquillizza di più il fatto di avere 2 partite di vantaggio su Montegranaro, o che da adesso a fine stagione giocherete solo una volta a settimana? Ma secondo me quello che ci deve far lavorare con serenità, delle due opterei comunque per il vantaggio di 2 partite su 7, che comunque non è un vantaggio esorbitante, però è significativo. Però io ciò che diciamo mi fa andare sereno e lavorare sereno è il fatto che comunque è tutto l'anno che vedo i miei compagni e lo staff come lavora, e quindi so quello che siamo abituati a fare giorno per giorno, ed è quello ciò che ci ha portato a dove siamo adesso. Dopo Montegranaro hai percepito magari una tensione maggiore rispetto alle settimane precedenti, oppure sostanzialmente comunque è stato un episodio che avete assorbito avanti? Ma sai, è stata anche quella una partita, come ha detto Jack, è stata una bella partita da vedere, e io dico sinceramente anche da giocare. Per la cornice, per le squadre in campo, per come è stata combattuta e tutto. Loro l'hanno buttata via nei 40 minuti, noi l'abbiamo buttata via nel supplementare, alla fine hanno vinto loro di un punto con 2 grandissimi canestri di Corbett, però anche da lì in campo siamo usciti con la consapevolezza non di aver fatto una brutta partita. Ecco, magari un po' più di nervosismo c'era, che poi è relativo, però un po' più di nervosismo c'era dopo la partita con Piacenza, perché eravamo andati là e non avevamo giocato come noi di solito. A Udine, Montegranaro, bravi anche loro, eh. Montegranaro, come dico io, cioè è inutile che dicono la rivelazione sei le prime 8 giornate, alla 23esima non sei più rivelazione. Ma com'è stato il time out? Perché io la guardavo da casa e mi incuriosiva pensare cosa potesse dire Martino, nel senso che ti trovi a avere un time out, puoi giocare ovviamente la partita per vincere, però potevi anche pensare di mantenere la differenza canestri. Martino vi ha proprio detto: si gioca per portare a casa la partita, anche se in un certo momento potevate morire con la palla in mano, perdere la partita di 2, di 4, non vorrei sbagliare, nel finale. No, di 3. Di 3, sì, mi ricordo il punteggio, pareggiando, adesso non mi ricordo l'esatto scarto,
no, moriva con la palla in mano, dice io la do persa perché ormai è andata, invece l'avete recuperata miracolosamente. Cosa vi è stato detto nel time out? Cosa vi siete detti? Ma no, allora, Antimos ci ha ricordato giustamente la differenza canestri perché era, era comunque fondamentale nell'ottica di un doppio confronto e di finale di stagione. Però è anche vero che quando sei lì giochi per vincere e comunque, come ho detto, lì forse Montegranaro poteva fare qualcosa di diverso perché due volte sono arrivato fin sotto canestro, un'altra volta, l'ultimo eri sotto di tre, io pensando alla differenza canestri non ho affrettato la soluzione per dire o pareggiamo o finisce lì. Sì. Cioè, alla fine ho tirato proprio all'ultimo per questo motivo qui. Ti aspettavi un fallo, ti aspettavi di prendere il fallo, ti aspettavi che qualcuno ti fermasse prima. Però sai, siccome mancava, quando ho preso la palla mancava 8-9 secondi. Sì. Quando ho cominciato a palleggiare, erano lontani lì per lì, sì. Perché forse pensavano sì che noi magari non giocassimo per la differenza canestri o sì, così. Sì. Quando sono partito a quel punto, quando uno ti arriva in velocità con le regole nuove, cioè ormai li vedi, ma come capita a me, che c'hai paura dell'antisportivo. Sì, giusto. E quindi a quel punto non sai mai cosa faccio. Faccio un fallo e poi in più adesso c'è la regola che se il contatto non è... Sì, non è congruo, cioè ci sono troppo discrezionale. O è antisportivo o se no lasciano correre. E lì, perché Mastellari un po' mi ha preso, certo. Però in quel caso lì ormai c'è la linea guida agli arbitri di lasciar correre. E poi a quel punto sono arrivato lì, ho alzato gli occhi, mancava 3 secondi, ho detto tiro, anche se c'è il rimbalzo. Cioè, dovrebbero fare un canestro dall'altra metà campo. È chiaro, quindi. Si va nella fantascienza. Esatto, a proposito di arbitri, sì. Sono due messaggi, mi viene a dire entrambi molto carini. Andiamo con questo, il primo. Okay. Io sono Virtussino, ringrazierò sempre Guido per quanto ha fatto con noi, gli auguro il meglio. Luca Alberti. Bella soddisfazione, eh? Al di là delle giuste ironie. No, vabbè, ma io ancora ogni tanto capita il tifoso quando sono a fare la spesa o così, capita il tifoso che comunque si ricorda della promozione. E, come dico sempre io, al palazzo sono 5.500, un 10% a cui sto antipatico ci deve essere per forza, e già sono 550 persone che non sono poche. Qualche d'un altro che comunque può avere le sue ragioni e quindi sono anche ancora di più. No, il messaggio l'ho collegato perché dicono grande Guido, gran giocatore, leader vero, a mio avviso in Virtus eri più tutelato in campo, intendo come fischiate. Sbaglio? È così? Domanda Davide, ma ci arrivo tra un attimo. Torniamo per un istante a quell'estate. Cioè tu devi fare una scelta, promosso con la Virtus, grandissimo campionato tuo e della squadra, con aspettative inferiori probabilmente a questa Fortitudo, quindi è stata una grande impresa, e poi l'opportunità di andare in Virtus, in Fortitudo, a distanza di tempo. Ci racconti com'è stato per te umanamente, poi sei diventato babbo, quel momento, insomma, senza nessuna polemica, non hai parlato a caldo, ma adesso a freddo. No, ma non è successo niente di particolare. La società, come stavamo parlando prima, fuori onda, secondo me, giustamente le società fanno le loro scelte e noi siamo professionisti e le accettiamo, e quindi così. Quindi a quel punto non era più una scelta mia l'andar via, era una scelta della società. Tu giocavi 17 minuti a partita. Sì, ma non era assolutamente una questione. Non era che protestavi perché avevi poco minuto. No, ma... Cioè poco, poi per modo di dire. Non è successo niente di tutto quello che hanno raccontato. Cioè, tu non eri, cioè non davi manifestazioni chiare di malessere della situazione che si era creata, perché almeno... No, perché alla fine l'unica cosa che posso dire, che ho sempre detto, è che per come era stata costruita quella squadra lì,
oggettivamente fra gli esterni c'era poco spazio e il 4 in A1 non è il mio ruolo, e quell'anno lì, quelle poche partite che ho fatte prevalentemente da 4, e quindi sicuramente non riuscivo neanche a dare il mio contributo come avrei potuto. E quello, però poi non... Io non ha anche detto che hai litigato con Gentile? No. Assolutamente no. No, assolutamente. No, ma mi fa piacere Coale perché... Con nessuno, proprio... È bello sentirlo. È una roba che avevo già detto, non è mai successo niente, né con Ale Ramagli, né con io. Ale Ramagli l'ho sentito anche... Quando è stato? Quando ha preso la squalifica per blasfemia a Brindisi. L'ho sentito e tutto, quindi, ma tuttora comunque sento Carlo Voltolini perché è stata Empoli, quindi c'è un rapporto un po' più, diciamo, intimo. Però la società ti è venuta a dire... La società ha fatto le loro scelte. Che è Julio Trovato in quel momento? C'era Julio? Sì, c'era io. È venuto da te, ha detto la società ha scelto così, vogliono cambiare, hanno cambiato, sì, ma come deve fare una società quando pensa che le cose non stiano andando bene? Cioè, sì, mi rilascio il discorso di prima, noi siamo professionisti e loro sono la società che devono rispondere a un proprietario, sì, o a un pool di soci. E quando se qualcosa non va bene, loro sono liberi di fare le loro scelte. Però tu il contratto l'avevi? Sì, io avevo il contratto. Nonostante questo hai detto, vabbè, guarda, se... No, io sono rimasto, ho continuato per quel mese a allenarmi con gli allenatori e con la squadra. Ma l'opportunità in Fortitudo te l'ha dato il contatto già la Virtus? O il in quel momento hanno cominciato a chiamare un po' di squadre. E fra queste? Della 2, della 1. Cioè il procuratore ha fatto girare la voce che eri... Ma no, vabbè, ormai tempo che succede qualcosa, trasportando internet, social... Lo sapevo prima loro di te, probabilmente. Cioè, quando è uscita la notizia, hanno cominciato a chiamare, come capita in queste situazioni, il procuratore, e poi uno sceglie. Fatto sta che è capitato anche che la moglie proprio... Sì, praticamente... È nata a luglio e quindi è rimasta incinta il 20 di ottobre, quindi al dicembre, era il 5 novembre, perché poi sono andato in Fortitudo il 5 dicembre, non aveva nemmeno un mese e mezzo, quindi non lo sapevamo. E quando dovevamo scegliere è capitato anche quello e quindi... Andiamo a colore. Sai, con la moglie incinta, io ho due cani, e qua comunque la moglie è dovuta stare 3 mesi a letto. Ah, però? Sai, i primi 3 mesi è capitato, e così, dovuta stare a letto, quindi stava a Empoli. Cioè, fra le squadre che c'era la Trieste, c'era... mi sembra avesse fatto una chiamata, tanto per sapere com'era la cosa, Pesaro, Reggio Emilia, l'Eurobasket, quindi qualche squadra aveva chiamato, però erano nettamente più lontane, e quindi a 35 anni conta anche quello. Dopo. Certo, alla fine sì, vabbè, Virtus, una grande stagione, un anno, però non sei l'Ibrahimovic che dice mai più andrò via da qua, sai come fanno? No, vabbè, hai dato il meglio nella squadra in cui eri, giusto, come sempre. Ma sì, io penso sempre che se un giocatore, indipendentemente dal raggiungimento del risultato che abbiamo fatto quell'anno, ma se sta in campo e dà tutto, gioca bene, rispetta la squadra, lo staff, i tifosi e ci metto anche gli avversari e tutto, non vedo perché... Non posso andare dall'altra parte della barricata, dai. Sai, ma... No, capita in Italia, siamo molto campanilisti su questa cosa, e lo dico io che sono toscano, che basta spostarsi di 5 km che già non gli dire che sei di quel paese, perché io sono di 5 km più in là. E lo capisco, però ripeto, magari a 22 anni avrei fatto una scelta diversa, a 35 comunque ho dovuto fare un altro. Ti capisco benissimo, io ho cambiato 5 televisioni, la differenza è che a me mi cacciavano via, te invece ti chiedevano. Ma però rimanevi sempre a Bologna anche tu. Ah, non ce n'ero fuori, non mi volevano, sapevo c'era già una nomea. Bene, qualche consiglio dalla regia e poi torniamo ancora con Sport Club con Guido Rosselli, tra poco.
Discovery, studio investigativo a Bologna. Investigazioni in ambito privato e aziendale, indagini commerciali, sicurezza. Discovery, studio investigativo a Bologna in via delle Lame 2, telefono 051 291 6471. Provare per credere, provare per scoprire. Try to believe, try to discover. Cinox è un'azienda specializzata nella progettazione, realizzazione e risanamento di pavimentazione industriale in calcestruzzo, in resina, sottofondi e massetti. Cinox offre una vasta gamma di servizi, seguendo i suoi clienti dalla consulenza progettuale. Cinox, quando il futuro è già presente. Flatline Group, eventi, cerimonie e spettacoli su tutto il territorio emiliano-romagnolo, agenzia di comunicazione e pubbliche relazioni. La mission di Flatline Group è quella di creare alternative concrete alla routine quotidiana. Nata nel 2014, si è imposta con il proprio lavoro su basi tecniche e strategiche per creare complicità di gruppo. Flatline Group, professionisti del divertimento. Giraldi Editore, storica casa editrice bolognese con nuova proprietà dal 2011. I libri della Giraldi Editore li trovi nelle migliori librerie. Puoi consultare il nostro catalogo sul sito giraldieditore.it e puoi seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Giraldi Editore. La dispensa del boscaiolo, la qualità delle primizie del sottobosco che arrivano ogni giorno sulla vostra tavola. Funghi e frutti di bosco sono il core business dell'azienda bolognese La Dispensa del Boscaiolo, che da sempre opera nel rispetto della natura, seguendo rigorose procedure di controllo per garantire costantemente prodotti d'eccellenza ai propri clienti. La Dispensa del Boscaiolo è un marchio Ed Food. Per la cura dei tuoi capelli, affidati a Massimo Riccardi Parrucchieri, un vero mago della chioma, maestro non solo nell'acconciarla, ma anche nel migliorarla con i trattamenti più all'avanguardia. Massimo Riccardi Parrucchieri a Bologna, in via Urbana 12/A. Luda Service, la più ampia gamma di carrelli elevatori e transpallet nuovi e usati per tutte le esigenze di stoccaggio. Luda Service dispone di un'officina super attrezzata con vendita ricambi di tutte le marche e furgoni pronti con tecnici specializzati per l'assistenza a chiamata. Luda Service organizza corsi di formazione per carrellisti con certificazione finale. Luda Service, concessionaria Caterpillar per le zone di Imola, Faenza, Ravenna, Forlì e Cesena. Luda Service a Bagnacavallo in via Caduti del Lavoro 1. Ristorante Pizzeria Vittoria, in via Righi, nell'affascinante atmosfera del centro storico di Bologna, offre specialità di pesce, pizza con forno a legna e cucina bolognese. Il ristorante climatizzato dispone di una bellissima veranda estiva e di 4 sale affrescate del Settecento. Ristorante Pizzeria Vittoria è a Bologna, in via Righi 9, a 100 metri dal parcheggio di Piazza 8 Agosto. Telefono 051 233 548. Sport Club, torno con te sulla seconda parte del messaggio, cioè eri più tutelato dagli arbitri quando eri in Virtus? Ma no, dipende. Sai, l'unica cosa che realmente ogni tanto mi,
mi fa così è che ci possono essere partite in cui magari tiro 10 tiri liberi e poi magari per le tre partite successive non ne tiro neanche uno. Tipo ora in Coppa Italia fra semifinale e finale mi sembra che non abbia tirato neanche un tiro libero. Ma sì, falli ce ne sono stati qualcuno. Sì, ma sai, quello dipende anche dagli arbitri, dalle riunioni che fanno loro, dalle correzioni che gli fanno. Quindi, sì, dalle direttive che gli vengono date, Comunque anche loro durante la stagione fanno riunioni, si ritrovano, vengono valutati e quindi quello è molto... Dipende, va a periodi. Ragazzi, voi? Tu sei un ottimo giocatore anche di A1, però in A2 sei il LeBron James della Lega 2, almeno così noi ti definiamo così. No, ti definiamo così da sempre, perché puoi giocare in quattro ruoli diversi praticamente. Ma qual è fra questi quattro ruoli quello che tu preferisci? Il tuo ruolo che ti senti perfetto per te, addosso per la Lega 2, e in che posizione invece giocheresti in A1? Ma in A2 è quella da numero 3, con però il pallone in mano, diciamo, fra virgolette, usando il pick and roll o comunque anche le uscite dai blocchi, e non solo per la finalizzazione, come magari può fare una guardia, come può essere... Anche impostare il gioco. Esatto, così, ma fondamentalmente, a me piace proprio questo fatto di riuscire a giocare se prendo il rimbalzo e c'è da portare sulla palla, chiamo lo schema. Peterson diceva che era il grande vantaggio di Magic Johnson, che prendeva il rimbalzo e partiva già in palleggio. Sì, sicuramente, accorci di 2-3 secondi all'inizio dell'azione e la difesa hai più tempo per pensarci e poi la difesa sono quelli i secondi in cui magari si deve mettere a posto. Certo, Max. Dall'anno scorso, dalla mezza stagione che hai fatto nel passato campionato, e quest'anno, ok, siete rimasti più o meno così, sono cambiati due americani, però il nucleo è rimasto quello. Che cosa è cambiato però? Perché siete anche proprio a livello, oltre chiaramente tecnico, anche mentale, un'altra squadra. Ma cosa ha portato Antimo, oppure cosa avete imparato voi dalla stagione passata? O che cosa è cambiato? Ma allora, rispetto all'anno scorso, secondo me una cosa che c'è è che ci sono certamente rotazioni e ruoli un po' meglio definiti. Ok. Di tutti, però sempre con la consapevolezza che le partite le abbiamo vinte grazie anche a chi magari ha giocato un po' di meno, come Andrea Benevelli o come Marco Venuto, che ci ha fatto vincere delle partite importanti, come mi ricordo Marco il 4-4 a Montegranaro, il girone d'andata. Quindi nonostante questo è quello che c'è di differente, nonostante i vari ruoli, però siamo lì e sappiamo e abbiamo la... Ognuno sa che cosa deve fare, ma ognuno ha la consapevolezza che il compagno a fianco, sono marcato, lo passo a lui, fa canestro lui. L'altro anno era così? La stagione scorsa era così? La stagione scorsa è stata, anche lì non è una questione di cattivi caratteri, cattiva attitudine. È proprio una questione che ci sono dei giocatori che magari non riescono a gestire il fatto di essere in 12 e che due a turno debbano stare fuori. Però non mi sento neanche di dare, come ritornare al discorso di prima, la colpa alla società, perché a inizio anno gli infortuni ci sono stati, loro si dovevano fare un campionato di vertice con una stagione lunga, perché non come quest'anno che c'è una promozione diretta, ma sapevi già che dovevi arrivare fino a metà giugno. Erano passati comunque dall'anno che c'era Valerio della finale con Brescia, in cui hanno fatto la finale senza un americano per un infortunio,
Quindi sono voluti andare sul sicuro e hanno detto: noi stiamo in di più tutto l'anno, cerchiamo di gestire questa cosa, però non vogliamo rincappare in quell'errore. Però questo comunque ti comporta di avere una solidità mentale tale che ti permetta di allenarti bene, serenamente, di giocare serenamente senza stare a pensare: oh, se sbaglio il tiro vado in panchina o così. Te devi, indipendentemente da quello, io Mancio e Cincia, secondo me non è un caso che l'anno scorso poi alla fine ci siamo trovati comunque bene, è perché, o anche Giovanni Pini, è perché comunque in A1 questo capita sempre. Certo. E abbiamo fatto qualche anno di A1 e quindi, cioè, a Venezia sapevi che tutte le settimane poteva capitare la partita che c'avevi il compagno accanto che faceva i primi due quarti con 15 punti e te quella partita lì giocavi un po' di meno, però eri pronto comunque a giocarti quei 10 minuti, 5 minuti che che ti spettavano quella partita lì in base alle rotazioni. No, è assolutamente legittimo. C'è un messaggio carino, vai. Grande Guidone, stavolta è la maglia giusta, Marco. Ma al di là che tu sei un professionista, ti senti più addosso la maglia Fortitudo? Adesso, lo so che si potrebbe dire una frase pro tifosi. Ti senti più addosso la maglia Fortitudo o ti sei più sentito addosso la maglia Virtus? Per il pubblico, per l'ambiente, per la situazione. Può essere paritario. Ma sì, alla fine, cioè, non, diciamo, per adesso non senti la differenza? No, io l'ho sempre detto in tutti i posti in cui sono stato. Cioè, l'unica, fra virgolette, maglia per cui veramente è quella di Empoli, della mia società, no, dove sono nato, dove ho iniziato a giocare, dove, nonostante tutto che sono stato in giro, ormai sono quasi 17 anni e tutto, e però faccio l'esempio di, mi manca di aver giocato il derby della mia squadra, cioè di Use Basket Tempolese contro Castelfiorentino. Non ho mai giocato perché quando obiettivo. Mi sa che non mi toccherà, perché quando c'ero io noi eravamo in C1, loro erano nella Serie B. Sì. Adesso sono invertiti i ruoli, quindi se anche tornassi a Empoli non ci sono loro. Quindi questo ti ruga. No, sì, ma quello sì. Questo è da titolo. Sì, sì. Il vero derby che mi manca è quello di Empoli. No, il vero derby, però nel senso, per me che sono empolese, che sono cresciuto in quella società lì, ecco, quella è una cosa che, se penso alla, che poi è una stupidaggine, gioco, che dici, certo. Hai giocato in A1, hai giocato in A2, hai giocato a Bologna, hai giocato a Venezia e tutto, però ogni tanto ci penso e quello mi gaverebbe. Però il derby a Bologna. Un derby da 9.000 sta giocando, ha giocato un derby da 9.000 persone, però. Però sai, quando cresci. Sì, lo capisco. Che è derby fin dal mini basket. Sì, sì, certo. È derby. Hai pienamente ragione, guarda, non riesco a darti torto, mentre fioccano i messaggi, perché queste cose piacciono da matti, dicono: quest'anno ti vedo più sereno, sei un fattore determinante, Marino è un coach bravo. Allora, un flash, allenatori, Bonicioli, Pozzecco, Martino. Il passaggio Bonicioli-Pozzecco, per un uomo di basket come te, attento, il Pozzi era un istrione. Sì, però in campo, però durante la settimana era in quel modo lì, cioè, era anche lui è così. Nonostante l'istrione, nonostante tutto. Un po' il fenomeno, però era. No, era lì, anzi. Era... Non è vero, quindi, che magari qualche time out, diciamo che lo aiutavate un pochettino a chiamare. No, anzi. Poi di basket ne capisce. Pozzi è molto inquadrato da quel punto di vista lì, cosa che magari molti vedendolo così non lo direbbero. Invece Pozzi. Io è molto, lo conosco da quando ha 19 anni. È molto inquadrato e molto preparato, cioè è molto bravo nella preparazione delle partite, nell'allenamento. E anzi, forse quando è passato da parte dell'allenatore, magari ha pensato:
che i giocatori sono più sono più difficili e magari ha ripensato poi un po' secco, allenare un po' secco, ha ripensato a qualche cosa che ha fatto lui anche, perché è veramente è lì e vuole che tu stia lì per quell'ora e mezzo, due ore o un'ora che sia la domenica mattina prima della ma partita. Ma questi tre allenatori, come ti diceva Jack, una caratteristica di ognuno, come descriveresti Boniciolli, come descriveresti con un attributo Pozzecco e Antimo Martino, una caratteristica per ognuno che è il Pozzo è un trascinatore, ok, una parola. Boniciolli? Matteo è uno, io lo definirei scopritore, perché, perché riesce a tirar fuori da tutti i giocatori il meglio che può avere, anche magari non facendoli giocare nel proprio ruolo così, certo. Ma riesce a tirar fuori il meglio da ogni ragazzo così. Antimo Martino? E Antimo, secondo me, è una parola, equilibrio. Per te Guido, qual è il più adatto per te persona, non per la fortuna, per te come tipo di allenatore, che non vuol dire migliore o peggiore? Io non sono facile, quello non sono. Sai, uno deve essere consapevole delle proprie pregi e difetti. Ma per il tuo carattere, qual è il carattere tra i tre che si sposa meglio? O anche dei quattro, che magari penso anche a Ramagli l'anno di Virtus. Sai, con Ramagli c'è anche il fatto che comunque lui mi conosce da quando avevo 14 anni, che mi aveva selezionato per il vecchio Decio Scuri. Il torneo storico, bellissimo. Il Trofeo delle Regioni, era lui l'allenatore della selezione toscana, quindi mi conosce da quando sono piccolo. Poi fra toscani, fra virgolette, ci si intende forse un po' di più. Però, ecco, col Poz io mi sono trovato molto bene l'anno scorso. Cioè, mi è piaciuto anche il suo modo di fare. Molto enfatico, molto... Sì, però, ripeto, più che questa enfaticità, a me, durante la settimana, è uno che vuole stare attento ai particolari, dettagli nel preparare la partita, nel fare le cose. Magari forse esagera, perché pensa magari di avere 12 giocatori che erano come era lui. Può darsi anche che magari, sai, lui comunque è una generazione d'oro. Tra uno dei più forti play d'Europa. Sì, ma a parte lui, tutti quelli diciamo della sua generazione. E si è trovato Carrefour e McKennie. Vabbè. Tu dici, sono Pozzecco, vengo ad allenare in Fortitudo, chi sono i play? O Carrefour e McKennie, insomma. Vogliamo dire che quest'anno gli stranieri spostano tanto? Vabbè, sicuramente sono più incisivi. Ma più che più incisivi, molto più esperti della pallacanestro europea, del modo in cui si gioca in Italia e di tutto. Kenny è tantissimi anni che è qua, Martin ne parliamo neanche. Fortissimo. Quindi, ma tutti e due sono... Perché uno dice Martin può farti 10 punti con due tiri, perché prende i falli, tira i tiri liberi così, e poi non sbaglia mai una scelta, o raramente. Però anche Kenny mi ha colpito proprio nel suo modo, sia nell'etica del lavoro, sia che sulla difesa, sulla palla uno contro uno, è proprio difficile da battere. Tosta. Super, intanto c'è una nota che non so se sapeva nemmeno Guido, però ce la comunica Paoletta, vai. Lo sai che hai raggiunto e superato i 1200 assist in carriera? Grandissimo. No. Non hai fatto neanche, tu passi la palla e non ti neanche conti. Non lo sapevo. No. Oltre i 1200 siamo arrivati. Direi che non è male. Mister 1200. Beh, insomma, poi si continua a parlare della terna arbitrale che vi ha fatto perdere con Montegranaro, vergognoso anche l'arbitraggio della finale di Coppa. Allora, il tifoso ha le sue percezioni, il giocatore ne ha altre dal campo. Vergognoso, modesto,
No, corretto? Ecco, no, ecco, hai detto bene, modesto, perché... Pensavo che dicesse, detto bene, vergognoso. Vergognoso! No, 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 modesto perché... In una partita che finisce di un punto, o comunque anche nella finale di Coppa, troppi errori. Allora, divido. Nella partita a Montegranaro, siccome troppi errori, ma da ambo le parti. Quindi proprio è stato troppi errori. E invece per quanto riguarda la Coppa, secondo me l'unica cosa che mi ha un po' stupito è stato i cambi di metro arbitrale durante la partita. Cioè, ci sono stati dei quarti in cui determinati contatti venivano fischiati e degli altri quarti in cui gli stessi contatti venivano lasciati correre, e questa è la cosa che più spiazza un giocatore, sì, perché a quel punto non sai più cosa fare in attacco e come gestire la difesa, il corpo, le mani e tutto. Stavi dando un'occhiata anche alla partita, come si è messo? Rigore per il Porto, il dato con il VAR c'era. Ok, quindi 2-1 per il Porto, rigore per il Porto a 5 minuti dalla fine del secondo tempo supplementare. Sì, rigore c'era, non era inizialmente Shakir che l'arbitro non l'aveva visto, è stato richiamato dal silent check, Vediamo, in Porta c'è Olsen che col Bologna ha parato tutto, vediamo se pare questa sera. Dopo aversi rovinato, vediamo, forza, parola adesso quel rigore, che eri così bravo contro il Bologna. Adesso lo vediamo, eh. Tu ti fai Bologna, vero? Certo. Brava, tu hai un futuro. Vediamo, ecco, Olsen che non può non pararlo, invece prende gol, perché non c'è mica il Bologna, vedi, accidenti. Vabbè, basta. Si vede che sono già carico, per la sfida tra Bologna e Empoli, Sono già in pressione. Allora, bella domanda, vai. Meglio la tua Virtus o la tua Fortitudo? Oh, questa è carina. Ma anche questa è una domanda che mi è già stata fatta e l'equiparo, perché sono due squadre solide, equilibrate, con ritornando al discorso prima dei ruoli e delle gerarchie, dove però non le giocate importanti venivano fatte da tutti. Sì. E quindi le equiparo con due americani super per la categoria, super, forse magari Kenny era un pochino meno conosciuto rispetto a me. Paragonando le due coppie, Kenny e Martin, Mike, sì, e Kenny, sì. Kenny era leggermente, fra virgolette, con meno pedigree. Certo. Sì, a livello internazionale, sì, a livello italiano Kenny è conosciutissimo perché comunque sono anni. No, era forse. No, era. Asburg, dici? Beh, Asburg ha giocato, ma no, in Virtus prima, poi ha giocato a Ferrari. No, Kenny Loso. Ah, Loso, no, ok, sì. Ah, è vero, perché chiamandosi allo stesso modo, è vero. Sì, beh, ovviamente Lenin ha un altro pedigree, veniva da Recanati addirittura. Veniva da Recanati, che erano retrocessi, lui aveva giocato benissimo, però, fra virgolette, aveva... Non ero Lunen. E tra Ume e Asburg chi prendi? Anche lì è una bella lotta perché... Siamo lì. Fan canestro... E difendono. Fan canestro tutti e due. Sì, forse Kenny ha un po' più di ball handling rispetto a Mike. Mike è un pochino più forte fisicamente, un pochino più... diciamo massiccio. È vero, poteva tornare Loson, che avresti ovviamente penso riabbracciato volentieri. Quando ti hanno detto non viene Loson ma viene Lenin, sei stato... più soddisfatto, fermo restando che sarebbe stato un grande acquisto anche Kenny Loson, però hai avuto la sensazione di aver preso qualcosina in più? Beh, io sinceramente di Martin lo sapevo già prima che c'era la possibilità di prenderlo, e io gli avevo anche detto che una mano al cielo, che si aspetta, cosa aspetta a prenderlo, che si aspetta, no, vediamo ora perché c'è anche qualche cosa, sì, vabbè, ma è sempre qualche cos'altro, perché Martin, cioè, non si discute. Altro livello in A2. No, è come ho detto prima, cioè, difficilmente, ma sì, cioè anche tutte le varie cose che si sono dette quando l'abbiamo firmato sono assurdità, perché ma è vecchio, ma
L'anno scorso Martin ha fatto quasi 70 partite giocando 30 minuti di media. Ma un giocatore dell'85, oggi, adesso al di là di tutto, poi vabbè, tu sei dell'83, figurati se te lo dico, ma il ragionamento è, oggi uno dell'85 non è vecchio. Non è il basket degli anni 60 e 70 dove si poteva discutere. Oggi a 33 anni, secondo me, tu sei nel pieno della forma. Vabbè, sì. O tu ti senti invecchiato rispetto a prima in maniera notevole? Determinate tu ne hai, cose... ne hai 36 ormai. Sì, esatto, io fra due mesi ne faccio 36. Quando è allora il momento per te in cui ti sei accorto che il fisico non rispondeva più a 25? Ho avuto la conferma di una cosa che mi aveva detto Guido Meini quando eravamo a Venezia. Sì. Che lo stacco vero è fra i 33 e i 34. Ah, ho capito. Quindi regolati, eh? Tieni pronta, cioè trova marito prima perché dopo è un crollo, eh? Sì, cioè dopo è la fine, hai capito? Abbiamo delle dal testimonianze punto di vista da vicino. Fisico comunque fra i 33 e i 34 un pochino di differenza c'è. Poi sai, sta tutto a vedere anche gli infortuni che ho avuto in carriera, come ti sei tenuto, la struttura fisica, perché comunque quella, io sono sempre stato uno pesante, cioè è tutto. Quindi... Ma sei diventato più atletico nei playoff dell'anno scorso, no. Ma cosa hai fatto? Noi vogliamo buttare giù ogni tanto un po' di pancetta, ti ho visto di punto in bianco che facevi cost to cost e schiacciavi, mi hanno detto, beh, cosa è successo atleticamente? Sei cresciuto moltissimo atleticamente per me nei playoff dell'anno scorso, sbaglio? Boh, sinceramente non me ne sono reso conto. Jack ti guardava e diceva: io non riesco a fare, sono un suo coetaneo. Dice, non riesco a fare queste cose. No, giusto un 15 anni in più. No, però ho visto, secondo me, che avevi preso maggiore possesso fisico del campo. Prima eri ovviamente molto tecnico, chiaramente un giocatore di alto livello, però nel playoff ti ho visto molto. Non lo so darti perché non ho fatto niente di diverso, di particolare, né nei mesi prima né... Questa è una buona notizia, quindi possiamo continuare a mangiare, non succede nulla. Questa è una notizia meravigliosa. Allora, facciamo così, qualche consiglio della regia, poi so già che tra messaggi e tutto ci scateneremo con un paio di considerazioni su prossimo anno, come sarebbe una sfida, un derby adesso, Virtus Fortitudo, che sono quelle domande da bar, ma che a noi piacciono tanto, anche perché ho passato una vita nei bar. A tra poco. Cinox è un'azienda specializzata nella progettazione, realizzazione e risanamento di pavimentazione industriale in calcestruzzo, in resina, sottofondi e massetti. Cinox offre una vasta gamma di servizi, seguendo i suoi clienti dalla consulenza progettuale. Cinox, quando il futuro è già presente. Flatline Group, eventi, cerimonie e spettacoli su tutto il territorio emiliano-romagnolo, agenzia di comunicazione e pubbliche relazioni. La mission di Flatline Group è quella di creare alternative concrete alla routine quotidiana. Nata nel 2014, si è imposta con il proprio lavoro su basi tecniche e strategiche per creare complicità di gruppo. Flatline Group, professionisti del divertimento. Giraldi Editore, storica casa editrice bolognese con nuova proprietà dal 2011. I libri della Giraldi Editore li trovi nelle migliori librerie. Puoi consultare il nostro catalogo sul sito giraldieditore.it e puoi seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Giraldi Editore. Thank you.
La dispensa del boscaiolo, la qualità delle primizie del sottobosco che arrivano ogni giorno sulla vostra tavola. Funghi e frutti di bosco sono il core business dell'azienda bolognese La dispensa del boscaiolo, che da sempre opera nel rispetto della natura, seguendo rigorose procedure di controllo per garantire costantemente prodotti d'eccellenza ai propri clienti. La dispensa del boscaiolo è un marchio Ed Food. Per la cura dei tuoi capelli, affidati a Massimo Riccardi Parrucchieri, un vero mago della chioma, maestro non solo nell'acconciarla, ma anche nel migliorarla con i trattamenti più all'avanguardia. Massimo Riccardi Parrucchieri a Bologna, in via Urbana 12/A. Luda Service, la più ampia gamma di carrelli elevatori e transpallet nuovi e usati per tutte le esigenze di stoccaggio. Luda Service dispone di un'officina super attrezzata con vendita ricambi di tutte le marche e furgoni pronti con tecnici specializzati per l'assistenza a chiamata. Luda Service organizza corsi di formazione per carrellisti con certificazione finale. Luda Service, concessionaria Caterpillar per le zone di Imola, Faenza, Ravenna, Forlì e Cesena. Luda Service, a Bagnacavallo in via Caduti del Lavoro 1. Ristorante Pizzeria Vittoria, in via Righi, nell'affascinante atmosfera del centro storico di Bologna, offre specialità di pesce, pizza con forno a legna e cucina bolognese. Il ristorante climatizzato dispone di una bellissima veranda estiva e di 4 sale affrescate del Settecento. Ristorante Pizzeria Vittoria è a Bologna, in via Righi 9, a 100 metri dal parcheggio di Piazza 8 Agosto. Telefono 051 233 548. Discovery, studio investigativo a Bologna. Investigazioni in ambito privato e aziendale. Indagini commerciali, sicurezza. Discovery, studio investigativo a Bologna in via delle Lame 2. Telefono 051 291 6471. Provare per credere, provare per scoprire. Try to believe, try to discover. Ultime chiacchiere, le dedichiamo un po' anche alla Virtus, ma poi torniamo volentieri sulla Fortitudo con i messaggi. Virtus che ha pareggiato con Le Mans, intanto il pareggio, beh, insomma, non è una cosa frequente, tanto che ho visto, se non sbaglio, anche Taylor che spiegava a Mario Chalmers perché non c'erano i supplementari, sì, no? Esatto. Sì, sì. Intanto nel dubbio la Roma i supplementari ha perso. Sì, vabbè, è chiaro, che sai, spiegare che il pareggio si va bene perché c'è un doppio confronto, cioè, non è immediato per un americano. Sì, però magari glielo spieghi prima della partita, non alla fine, però vabbè, questo è un caso a sé. Però diciamo che di fatto si va a una partita secca, la Virtus si giocherà in casa per la qualificazione, perché tant'è. Diciamo che hai un match point sul tuo servizio. Sì, esatto, diciamo che è così, diciamo che se la gioca davanti al suo pubblico, probabilmente ci sarà un tutto esaurito, perché in pochi giorni sono stati venduti 3.500 biglietti solo in 2 o 3 giorni di prevendita, quindi si va verso tutto esaurito, anche perché c'è stata una politica di prezzi molto più accomodante della società. Certo. Evidentemente hanno capito che precedentemente forse le cose non erano state fatte benissimo e da persone intelligenti si sono ravveduti. Quindi ci sarà un palazzo pieno, non tantissimi tifosi che arriveranno dalla Francia, quindi diciamo che le condizioni per fare bene ci sono sicuramente tutte. È chiaro che secondo me qualche cosa la Virtus la deve cercare di mettere a posto per poter andare avanti. Perfetto. Guido, Mario Chalmers come lo vedi in Virtus? Chiaramente la considerazione sul fatto che non gioca da 10 mesi. Sì, infatti è quello, come lo vedo. Sai, quando prendi un giocatore fermo da così tanto tempo sembra un po' un'incognita, però se dovesse essere due o tre cose le fate vedere, sappia giocare, non c'è talento, il talento è indiscusso, uno non vince e non gioca nell'NBA, gioca nell'NBA se non ha talento, e quindi potrebbe essere un crack. Per 2 mesi avresti preso uno meno bravo e più pronto? Se fossi stato un allenatore in generale, per la tua mentalità di basket? Vabbè, sai, però ora come ora, secondo me, le condizioni di un giocatore le riesci a sapere.
Sì, i test atletici li ha superati. Sì, no, ma a parte i test atletici proprio, cioè se uno si è allenato o non si è allenato, lo sai. Se vuoi, lo vieni a sapere. Se ritorno al discorso prima dei cioè, social sì. network e sì, tutto. Vedi, cioè, c'è 3.000 metri per poter appurare. Sì, ma poi anche gli agenti. Quelli che si allenano con Lucio, insomma, quelli esatto. che gli sono vicini, esatto. l'amico dell'amico. Esatto, in qualche modo lo vieni a sapere. Quindi se hanno deciso di firmarlo, penso sarà pronto. Ecco, sì, o comunque lo sarà comunque, a breve. Sì, nel senso, breve. È solo questione di prendere il ritmo con la squadra. Luigi. Allora, poniamo che facciamo il gioco che questa Fortitudo va in, anzi, non diciamo questo, che può anche non portare bene. Esatto. Ok, poniamo questa Fortitudo, se fosse in A1, abbiamo già fatto questo paragone, terrebbe anche l'A1 così com'è? Domanda 2 a seguito. Chi inseriresti due ruoli, due americani in più? In che ruoli li metteresti per fare un A1? Ah, secondo me nel 3 e nel 5. Nel 3 e nel 5? Alla piccola. Ah, sei pronto anche a fregarti un posto tu, non hai problemi. Vabbè, ma non, cioè, ripeto, come prima ho detto, io non sono facile, non... Ma quindi per te Fantinelli reggerebbe bene nel quintetto? Allora, prendi questa Fortitudo, per ipotesi. Arriva prima, ipotizziamo. La metti in A1. Io ho detto che secondo me non si salva una squadra con due stranieri e basta. Tuo parere? Ma secondo me con le squadre che abbiamo visto quest'anno, come può essere... la Pesaro, la Reggio Emilia, la Pistoia, anche la Torino con tutto il... Sì, can-can che hanno fatto. Sì, siete più forti fatto. Voi anche così. Non dico che siamo più forti a priori, però secondo me ce la giochiamo. Perfetto. Se invece andate su, e dopo al di là del gioco da bar, si inseriscono un tot di stranieri. Intanto hai detto un 3 e un 5. Perfetto. Ma sì, perché alla fine sono... ruoli che adesso ripeto, ritorno come certo. ha detto lui, ma Matteo sicuramente può reggere. Play titolare? Tu Fantinelli lo spendi play titolare in A1? Vabbè, io lo prenderei sicuramente, perché una chance gliela darei, perché non come primo cambio, ma come titolare. Ma io sì. Anche, te lo chiedo, è una chiacchierata di basket, non è mica... Anche, perché poi magari ti puoi permettere... Kenny è una guardia pura, tiratore, così. Puoi prendere una combo guard. Esatto, ti prendi una combo guard che esce dalla panchina, che comunque cambia esatto. tutti e due, e così. E Matteo, dal punto di vista atletico... Cioè, in A1 tiene tutti. Ma sai, un play di 2 metri è quasi più da uno. Ah, se lo terresti anche in A1. Lenin lo terresti anche in A1? Sì, sì, sì. Fai 4 o 5 in A1, Lenin? No, 4. 4. 4, 4. Perfetto. Quindi prendi un 5 americano, tieni Lenin in quintetto? Sì, sì. Tranquillamente? Sì, sì. Tu ti vedi, triste dirlo, in panca? Ma sì, ma cioè, ha 36 anni, cioè, che male c'è a dirlo. A proposito, hai contratto un anno? No, io finisco a giugno. Finisci a giugno? Sì, sì, e poi vediamo. Saresti felicissimo di restare? Ma sì, cioè... Non ci dire che vuoi andare a Empoli adesso per giocare un derby. Derby. No, ancora no, anche perché, ripeto, non c'è il derby. Quindi diciamo che ti prospettate, non so, 15-20 minuti da tre, tu saresti felice di rimanere? Ma sì, ma pure meno, cioè nel senso non è una questione non è una questione di minutaggio. Però cioè, di ruolo sì, però cioè se per ritorna come 4, no, probabilmente anche come stai nella squadra anche. Cioè se tu dici il cambio di un 3 americano, tu ci metti la firma. Ma sì, ma non è un... Firmeresti volentieri sia in A1 che in A2? Sì, io non ho mai fatto. Perfetto. Altri elementi che potrebbero essere ad aggiungere il qualità alla squadra, hai detto ok, Fantinelli, Asbrook, un americano, Lenin e un americano, potrebbe già essere un quintetto competitivo? Ma secondo me sì. Perfetto. Ovviamente devi scegliere bene, il 3 deve essere un giocatore che comunque
avendo, non puoi mettere un altro tiratore, perché sennò alla fine non funziona mai, se hai, anche se sono due ruoli diversi, anche se sono una stazza fisica diversa, cioè faccio per dire un Brahmos di Venezia, che comunque è un tiratore, se metti Kenny e un Brahmos diventi troppo dipendente dal tiro da tre, quindi nel senso devi anche lì, devi mixare le caratteristiche del giocatore, dare equilibrio e tutto. Pivot, quello di Montegranaro, non mi è dispiaciuto, Molto bravo, molto bravo lui, molto bravo Corbett, anche ovviamente, anche quello di della Virtus Roma. No, cioè, però ecco, a me di lunghi quest'anno quello che mi sta impressionando è Tessitori. È vero, sì. Vedo Tessitori, che Tessitori molto... è veramente negli ultimi due anni è piaciuto tanto, sì. Sì, ma poi è atleticamente non ha niente da invidiare a lunghi italiani di A1, non ha nulla da invidiare. No, lunghi italiani. Secondo me è... Tu lo faresti di prendere un 5 come Tessitori titolare, Pini come cambio, Lenin come 4 titolare e lavorare più sugli americani degli esterni? Cioè lo spenderesti come il 5 italiano in A1? Sì, anche lui è uno che a me quest'anno mi ha impressionato perché sta finisce il ferro per schiacciare, ha i movimenti un po' sbasso, ha la stazza, quindi lo potresti anche fare, magari a quel punto prendi il playmaker più esperto. Cioè, sono tutte valutazioni sono che tutte si fanno. Valutazioni che poi in base a quello che. Ma la grande fai l'allenatore o il direttore sportivo? Hai già deciso? Ma no, non lo so, ancora vediamo, ancora qualche anno da spendere. Penso di come averlo. Giochi a basket, tu secondo me fai in tempo a fare il derby a Empoli a 45 anni, un giorno o l'altro succederà. Fino a 45 no. Vabbè. No? No, è troppo, poi non. Non ti vedi nel campionato over? Ma no, vabbè, è bellissimo, c'ho, impazzisco. C'ho la squadra degli amici che mi aspetta già nella Wisp. Ah sì? Sì, sì, quelle sono già lì che mi aspettano, gli amici. Fantastico. Niente. No, infatti la vedo bene. Dai, ultima battuta velocissima. Vai Luigi. Beh, quindi, allora, in pratica tu ti vedi come il cambio del 3 americano, Mancio come il cambio di Lennon, o Mancio vuole stare in quintetto? No, sinceramente ripeto ancora. Sarebbe bello però rivedere te, Mancio e il Cincia come cambi magari. Ci di... starebbe. Ah, sai, tre giocatori di esperienza così scaldano la panchina bene. Cioè sono importanti. Sì, ma non è... ma lo stesso faccio per dire, Giovanni Pini, secondo me da uno. Può fare il cambio del nome. Sì, perché magari rispetto agli anni che ha fatto prima, adesso ha più esperienza. Ha acquisito mobilità. Ha acquisito sicurezza in determinati movimenti e quindi anche lui ci starebbe sicuramente. Vai, perché qui i messaggi su questo tema, tutti, la F va ritoccata senza smembrarla, credo che sia poi l'essenza, perché in effetti potrebbe bastare qualche aggiustamento per fare una buona stagione. Max? Come under? Perché qualche under dovete prenderlo in panca. Anche tra i ragazzi che hai visto, tra i ragazzini che hai visto quest'anno in stagione, c'è qualcuno che ti prenderesti? Ah, sì, penso, allora, quello atleticamente che forse... però deve crescere dal punto di vista tecnico, è anche il più piccolo, è Ugo Simon, che sicuramente atleticamente è un gradino sopra agli altri. Poi, vabbè, anche Prunotto, comunque per fare gli allenamenti, cambiare tutto, perché... tanto ci vuole sempre, c'è qualche acciacco, sì. E qualche mezza giornata di riposo, e allora ci vuole anche lui, secondo me lo potresti tenere. Sì, perfetto. Come... un ultimo messaggio, così siamo veramente in chiusura, vai. Cosa vi preoccupa di più, fronteggiare Ravenna, viste le due sconfitte dello scorso anno? Tanto l'allenatore gliel'avete fregato, così siete già a posto. Ma no, cioè, quello che abbiamo cominciato oggi a pensare alla partita di Ravenna, che abbiamo iniziato gli allenamenti, e... ma sai, loro sono una squadra che in casa gioca un po' in maniera diversa rispetto in trasferta, quindi sono molto più
sulle ali dell'entusiasmo, si gasano molto più facilmente, quindi devi essere bravo, andare lì e essere subito aggressivo fin dal primo quarto. Esatto. Comunque era rigore. Era rigore, in Porto Roma. Guarda, gli tocca il piede e gli fa sgambetta. Eh sì. Guarda. Lui glielo tocca e gli finisce il piede sull'altro. Sì. Quindi era rigore per la Roma. Era rigore per la Roma. È vero, ci sta. Sì, c'è da dire che quell'intervento Shakir non è andata a vederlo alla televisione. Sì. No, mi pare che sia stato, abbia fatto il silent check, l'abbiano guardato loro. Sì, dal. Non c'è stato l'on field review. No, non c'è stato. Non l'hanno mandato. Questo è uno sgambetto. Sì. Non è stato mandato davanti alla televisione a vederlo. Hanno fatto il silent check e non gli hanno detto di andarlo a vedere. Mi piace solo dire una cosa legata al VAR, che c'è un'analogia. Il calcio dovrebbe imparare molto dall'instant replay del basket. Nella scarsa polemica post decisione, nella reazione dei tesserati, il calcio è devastante in questo senso, non sanno ancora affrontarlo il VAR. Ma sai, il calcio è 100 anni che è così. Cioè, è più dura da cambiarlo, eh? Sì, il calcio è 100 anni che è così. La pallacanestro era comunque uno sport con molto più interruzioni, molto più decisioni prese dall'arbitro e tutto. È molto più utilizzato, cioè il calcio è arrivato dopo, sì, però il VAR è molto più utilizzato del calcio di quanto non sia nella pallacanestro. Sì, no, esatto. Che in realtà nella pallacanestro sono un'infinità, sì, le cose che potrebbero essere verificate. Però non perché è quante possibile. Volte sfiori un pallone con un polpastrello? Stiamo rivedendo, ma è uno spunto interessante proprio nell'ottica, è dal 2005, sono 14 anni che c'è l'instant replay nel basket. Li ascolta, vedi, potential penalty review, però... Magari, insomma, qualche corso nei palazzi dello sport dovrebbero farlo. No, esatto, lui lo lasciano lì, dicono, nel caso in cui l'uomo VAR, quello che stava dentro il pulmino, gli avesse detto, secondo noi, valla a vedere perché ci potrebbe essere, sì, lui andava, come è successo per il Porto. In questo caso l'uomo del pulmino gli ha detto, no, non è rigore, vai pure, e lui non è andato a vedere. Bene, ti chiedono se dopo la partita con Ravenna andrai a mangiare pesce, piadino o cappelletti. Cosa preferisci? No, mi sa che dopo la partita con Ravenna torno a casa perché dovrei riavere il bimbo qua. Vabbè, allora. Che ora sono state 2 settimane in poi, quindi mi sa che dopo la partita torno qua a Bologna. È la cosa più bella. Noi ti auguriamo, ovviamente il 29, quando ci sarà Bologna-Empoli, di essere libero in quanto già promosso in Serie 1 e ti auguriamo che il tuo Empoli perda col Bologna, sappilo, perché qui non c'è speranza che qualcuno possa tifare Empoli. Però veramente in bocca al lupo, perché Guido sta facendo un grande campionato e sarebbe bello se potesse dare una gioia alla città, anche se l'ha data per metà prima e per metà dopo, però è una persona che rimarrà nella storia di una città a livello cestistico e anche a livello umano, perché al di là delle gag, delle battute, è normale il campanilismo, però ha dato tanto veramente anche a livello umano, comportamentale, ovunque. In bocca al lupo veramente, grazie a Guido Rosselli, a Max Cocchi, a Luigi Balduini, alla splendida Lisa, come ti sei trovata? Benissimo, grazie. Dio te ne renda merito. Noi ci ritroviamo mercoledì prossimo ancora con Sport Club. 5 seconds to terminate this tape.